Qui alla Biennale di Venezia è un privilegio esporre 10 opere, sono 10 type e 7 sculture. Ogni lettera ha una funzione che è quella, come sappiamo, di leggere e di scrivere, mentre in Oriente la calligrafia è un'arte. Ecco, penso che sia interessante il tema di dedicare ad ogni singola lettera una geometria, una composizione, un'analisi cromatica, semantica e quasi pop, con tutti questi rimandi che ogni lettera porta con sé. La O rappresenta l'infinito, ma anche la O di Oca. La M è a metà strada tra la A e la O quando si parla di amore, ma anche una V che cammina con le stampelle. E quindi c'è qualcosa di profondo, ma anche di molto leggero in questa ricerca. Le 10 opere presentate qui oggi sono realizzate su materiale riflettente, perché Venezia riflette. Essendo una città a specchio, mi sembrava corretto dare un tributo creativo e culturale a questa città che appunto ci ospita qui alla Biennale Armenia. Le 7 sculture invece sono 7 lettere che lasciano la base e l'altezza di Flatlandia per abbracciare la tridimensionalità che è tipica del nostro tempo digitale. Noi vogliamo avere una visione a 360 gradi, siamo multitasking, e dunque anche la lettera che smette di essere una semplice ape operaia e diventa una principessa, un'ape regina, ha il suo momento di celebrazione, il suo momento di unicità, e quindi innalziamo ciò che è basso e diamo una funzione estetica a ciò che ha sempre avuto una funzione appunto di letteraria e grammaticale. Questa mostra segue di un mese la personale che ho fatto a New York, dove abbiamo presentato tutte le lettere dell'alfabeto, ovviamente coniugato e connesso con le contaminazioni del linguaggio americano, quindi la A di ape è diventata la E di Apple, per dire. Ed è stata un'esperienza molto interessante, perché all'Italia viene riconosciuto questo grande tasso estetico, questa grande capacità di raccontare il bello. Noi viviamo nel bello, ci siamo nati, cresciuti, allora celebrare la bellezza della lettera vuol dire anche avere mezza parte di pianeta che è disposto ad ascoltare. Secondo il mio critico Giorgio Grasso, questa è una delle opportunità che l'Italia ha per portare fuori qualcosa. Il mondo dell'arte ha bisogno di creatività, di iniziative, di nuove idee, quindi è un privilegio per me riuscire a venire da New York a qui, e poi sto preparando il prossimo appuntamento a Shanghai. Quando ho visto le opere di Lorenzo Marini mi sono detto: non possiamo non portarle dentro il padiglione Armenia, perché è una novità assoluta. Cosa sono? Sono delle lettere che prendono personalità. Cioè, noi diamo alle lettere che normalmente usiamo per scrivere una loro dignità, e siccome un critico usa le lettere per parlare, usa le lettere per scrivere, era giusto non solo sfruttarle queste lettere, ma farle diventare prime donne. E attraverso le opere di Lorenzo Marini queste lettere diventano prime donne, perché assumono una loro personalità, e attraverso un linguaggio artistico, oltre che il fatto di diventare qualcosa di riconoscibile al di là della lettera che normalmente compongono. Quindi arte e lettere e arte. Mixed media vuol dire tecnica mista, ma in un senso molto più ampio, non solo riferito alla tecnica con cui lavoro. Vuol dire è un mixed culturale, è una sorta di contaminazione tra generi, stili, concetti, ed è tipico della pubblicità, che non ha inventato niente se non la ripetizione. C'è un rapporto molto stretto tra pubblicità e arte, un rapporto tra amore e odio, tra flirt e scippo. L'arte ha dato molto alla pubblicità, e la pubblicità non ha fatto altro che prendere gli artisti un secolo fa, e dunque si è presa la rivincita con la pop art negli anni 70, e continuiamo a connettere, a trovare contaminazioni in questa mia ricerca tra il design, la grafica, la scultura, l'architettura. Penso che il futuro della pubblicità sarà sempre più quella di essere artistica, poiché l'eccesso di ripetizione uccide la merce, e ciò che il consumatore sta chiedendo è un linguaggio originale per saper descrivere una marca e creare un link emotivo con le marche che compriamo, e l'arte in questo ci aiuta moltissimo.